La provincia di Teramo è un territorio in difficoltà, diciamolo, in ginocchio. Già nella fase pre-Covid, la fotografia rilevata dalle sigle sindacali di CGIL e CISL e UIL denunciava dati preoccupanti. Nel territorio teramano si registrava il reddito pro capite più basso d'Abruzzo, meno di 21.000 euro. Il reddito di pensione medio inferiore a quello regionale, 944 euro, con un numero di occupati sceso di quasi 2.000 unità in pochi mesi. Tutto questo già prima del lockdown, oggi la situazione diventa a dir poco drammatica ed è necessario programmare e stabilire delle priorità per una ripresa di questa fragile provincia. È l'obiettivo che vorrebbero raggiungere insieme CGIL e CISL e UIL di Teramo. Un territorio che va riqualificato perché bisogna creare lavoro e il lavoro lo si crea anche avendo comunque sia un'idea di come in pratica le infrastrutture di questo territorio noi le mettiamo insieme. Pensiamo che è successo sulla viabilità, solo per fare alcuni esempi. Abbiamo in qualche modo registrato anche qui una ulteriore difficoltà del territorio in pratica a uscire e a far entrare. Mi riferisco per esempio a quello che è successo sulla A14. Le reti idriche, questo è un territorio tra l'altro che ha fa dell'acqua, una delle risorse principali. Ebbene però abbiamo delle condutture che sono così vecchie che perdono tantissima acqua, perdono una risorsa e non si può non interrogare rispetto a questo. Pensiamo alle reti informatiche, un territorio oggi ha la possibilità in ogni caso di attrarre investimenti, di attrarre lavoro. I sindacati scesi in piazza a Teramo lanciano un grido di dolore e chiedono segnali concreti dalle istituzioni per avviare un progetto di rilancio che abbia una visione comune su turismo, infrastrutture, edilizia, credito, industria, sanità e aree interne. Continuiamo a parlare a distanza di anni di ricostruzione. Una volta il problema è il personale, una volta il problema sono i fondi, ma tutt'oggi le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. Continuiamo a parlare tutti i giorni di turismo, ma non siamo mai riusciti ad individuare una soluzione che in qualche modo sia condivisa e che consenta di valorizzare al meglio tutto quello che il turismo offre, dalla costa fino alle aree interne. Potremmo parlare di infrastrutture, potremmo parlare di industria. A proposito dell'industria, le faccio notare che abbiamo ormai una filiera su questa provincia che è in grado di costruire per intero parti dei tubi di scarico di una macchina, quindi così come è stato possibile in altre province di questa regione, non vedo perché non sia possibile valorizzare al meglio questo segmento di produzione anche nella provincia di Teramo. Per fare tutto questo occorre una sola cosa, occorre viaggiare coesi, occorre condividere obiettivi.